dicembre, a tutti ragazzi, qui Blur. Oggi siamo qui con un nuovo video, un nuovo vlog. Prima di iniziare ovviamente ho sempre alcune cose da dirvi. L'ultimo vlog che ho fatto l'ho fatto all'incirca un mese fa, era quello sulla meritocrazia, e so bene che da quando sono aumentato non ho fatto vlog, non li ho mai portati. Quindi quello che esorto alla gente che non ha mai visto un mio vlog e lo sta vedendo per la prima volta ora è quello di lasciare un mi piace, metti caso vi piacciono. Diciamo che io prendo degli argomenti molto random e li tratto. Questo vlog lo volevo fare da tantissimo tempo per comunque sfatare questo mito della community inglese super migliore rispetto a quella italiana, che non è così. Sono stato un po' in una e un po' in un'altra community, diciamo che posso provare a farvi capire come sono le cose. Quindi quello che vi chiedo è di lasciare da subito un mi piace se volete che continui a fare vlog, e ho anche una promessa: se arriveremo a 1700 mi piace almeno a questo video, mercoledì questo uscirà il fact time con la ragazza, che penso possa essere molto divertente. Chiusa parentesi, partiamo. Allora, community italiana contro community inglese. Avrei messo anche nel titolo qual è la migliore, però alla fine non è un confronto per uscire fuori e dire e alla fine la migliore è questa o la migliore è quell'altra. Allora, per fare un vlog un pochino più strutturato ho pensato di prendere proprio degli argomenti da trattare e fare il confronto tra una community e l'altra. Gli argomenti sono questi. Prima di tutto i feedback della community. Per feedback cosa intendo? Intendo il rapporto visualizzazioni like, visualizzazioni commenti, anche visualizzazioni iscritti. Poi i video che vengono fatti in una community e che vengono fatti in un'altra community. Ovviamente tratterò i clan di trickshotting, perché essendo comunque un canale che tratta trickshot su Call of Duty ed essendo comunque stato praticamente in tutti i clan più importanti americani, a parte i FaZe e i Red ora, però vabbè, posso comunque farvi capire che cosa significa starci dentro o meno. E dulcis in fundo vorrei trattare questa chicca, questo cliché trattato da moltissime pagine Facebook che trattano YouTube Italia in generale, che dicono che su YouTube in America o in qualunque altra community di YouTube la gente si aiuta come fossero dei pony rosa che corrono tutti nello stesso campo fiorito e non quello con le bombe, mentre qui in Italia sembra che invece non ci aiutiamo, non ci inculiamo di pezza, e non è così. Io comunque tratterò semplicemente facendo notare le differenze. Se poi volete pensare che una è meglio dell'altra, fatelo. I feedback. Allora, io vorrei partire dal presupposto che la community italiana, YouTube Italia in generale, è proprio limitato, nel senso che a un certo punto vengono a mancare gli iscritti, proprio perché l'Italia ha un tot di persone che è ovviamente molto più piccolo ed è magari il tot di persone che sta in America o sta in Canada, sta in Inghilterra. Questo lo dico per farvi rendere conto che c'è un pubblico limitato. Questo però non significa che il rapporto visual like, visual commenti e visual e basta non sia un rapporto effettivamente migliore di quello americano. Cioè, vi faccio un esempio anche vicino comunque a noi: FaZe Rain, FaZe Apex, FaZe Adapt, tutti questi tanti c'hanno tipo tutti un milione e mezzo, 2 milioni di iscritti, e si fanno 50.000 visual in più massimo di gente come Stepney, di gente come Anima, di gente come tutti i big italiani. Cioè, nel senso, i numeri dei big italiani su YouTube Italia sono effettivamente i numeri di visualizzazioni degli stessi big americani all'incirca. Ovviamente non vi sto parlando di gente come PewDiePie, KSI e bla bla, tutti questi ovviamente quelli non sono discutibili, anche se in realtà sono discutibili anche loro per i like, nel senso che se voi ci pensate, Anima, Stepney, ai video importantissimi si fanno 100.000 like, che non solo sono tantissimi, ma in più se la vanno a combattere con i like anche di PewDiePie. PewDiePie su un video normale si fa 100.000 like, KSI lo stesso. Quindi il rating di mi piace della community italiana penso sia il più elevato di qualunque altro YouTube, perché regà, veramente ci stanno canali, anche il mio, che si fanno 7.000 visual e c'hanno un terzo di mi piace, e è assurdo, non lo vedi da nessuna parte. Invece una cosa molto interessante sono i commenti. Gli inglesi tendono a lasciare molto di più il commento ma molto di meno il like, rispetto appunto agli italiani che lasciano molto più il like che il commento. Cosa significa questo? Questo secondo me è un aspetto negativo della community italiana. Tu vedi video di Delux, vedi video di Ila, vedi video miei che c'hanno 1800 like e 40 commenti. Lì per lì, vabbè, ok, ci può stare, però comunque dà fastidio allo youtuber stesso. Leggere i commenti è proprio la cosa che viene subito dopo aver caricato il video, perché ovviamente tu puoi seguire l'andamento del video come mi piace, ma comunque devi seguire anche la gente cosa ne pensa. E se voi mi lasciate pochi commenti, io che cazzo ne so di dove andarmi a migliorare o meno. Cioè, nel senso, o semplicemente farmi sapere se il video vi è piaciuto o meno. Gli inglesi lo fanno molto di più, anche per video molto più stupidi rispetto agli italiani. Quando parlo di video ovviamente molto più stupidi, parlo di video molto più, diciamo, corti,
importanti, dove c'è molto meno lavoro dietro. Voglio dire, io quando stavo su The Real Blur e caricavo One Clip Edit su magari delle killcam in Cerca e Distruggi, era roba che durava un minuto e si faceva molti più commenti di magari un video di 10 minuti qui su Stallions. Quindi diciamo che è un punto a favore per il numero di mi piace totali che si fa un video su YouTube Italia, un punto a favore per YouTube comunque inglese, perché diciamo che la gente è un pochino più presa dai video e te li commenta e ti fa sapere molto di più. In rapporto invece visual, ne ho praticamente già parlato, visual iscritti, che praticamente è abbastanza ottimale. Cioè 120.000 visual in un giorno, che sono quelle che di norma si fanno magari Gabbo e Ron, uno youtuber americano se li fa in un giorno se c'ha 4 milioni di iscritti, se c'ha 3 milioni di iscritti, se no non se le fa. E quindi questo significa comunque che c'è una sorta di attività molto molto maggiore qui sulla community italiana che sulla community inglese. Quindi direi che anche il rapporto visual iscritti è un punto a favore per la community italiana. In più vorrei aggiungere, nella community italiana a prescindere è molto più facile sfondare o farsi semplicemente notare, proprio perché nella community americana ci stanno 38 miliardi di persone, mentre qui comunque in Italia siamo ancora in pochi, anche se in realtà sembra che ora come ora il fenomeno di YouTube sta sfondando, però siamo comunque in pochi rispetto all'America. Ok, trattato il primo punto, passiamo al secondo, che era o i video o i clan, comunque sti cazzi nel senso. Allora, in realtà più che video si intende sempre quel discorso della meritocrazia, no? Io ho criticato più volte gente che tratta Minecraft, gente che tratta questi videogiochi. Più che criticato, semplicemente ho fatto notare che forse non si meriterebbero tutti i numeri che fanno. Quindi di conseguenza magari qualcuno poteva aver pensato che nella community inglese rispetto a quella italiana ci siano meno persone del genere. No, esistono anche nella community americana youtuber di Minecraft che si fanno tanti numeri. Quindi i tipi di video non cambiano da community a community. Ci sta chi tratta COD, c'è chi tratta Minecraft, c'è chi tratta Gario. Però comunque la gente tratta video diversi ovviamente. Poi come tratta certi videogiochi specifici tipo Call of Duty nella community italiana è visto come un videogioco e basta. Call of Duty nella community americana ci stanno i tornei MLG. Io ora di queste cose non vi posso parlare, ve ne potrebbe parlare molto meglio chi c'è stato dentro. Quindi proprio Velox, Power e Rap. Tour, non vorrei sbagliare il nome, era un Liquid, mi sembra che è comunque un clan molto famoso di competitive. Comunque c'è il competitive. Quindi alcuni giochi vengono trattati in maniera molto più professionale, invece altri vengono trattati solamente come videogiochi da portare su YouTube, come avviene proprio qui in Italia. Quindi a livello, diciamo, di video non c'è una parità, nel senso che puoi trovare bei video fatti nella community americana e puoi trovare bei video fatti nella community italiana. Ora passiamo ai clan di trickshotting, questo è più importante. Allora, prima di tutto vorrei partire dal presupposto che su questo argomento Tony aveva fatto un video un anno e mezzo fa proprio su Stallions, che era un video molto schietto, molto cattivo, però che diceva la verità. I clan americani e italiani, la verità è che non potranno mai mergersi e mai gli italiani potranno stare a livello di quelli americani, semplicemente proprio per un concetto che è proprio quello che ho detto, che COD non è trattato come in America, è qualcosa che se piace per quell'anno va, come Call of Duty Black Ops 3. Advanced Warfare l'avevate visto su YouTube? 2-3 video. Beh, Black Ops 3 hanno fatto comunque un bel gioco, è competitivo e di conseguenza ora sta tornando in voga. Quindi comunque i clan che trattano COD in Italia sono destinati a fermarsi a un certo punto, a una fanbase che non aumenta. E di conseguenza è molto molto inutile provare a formare un clan italiano di qualunque tipo, che sia un clan nuovo, che siano gli Airflex. Così lo dico qui da subito, non si rifonderanno mai gli Airflex. Ahimè, mi dispiace, però è così. Mentre in America i clan esistono, ce ne sono tanti, hanno dei grandi numeri. Vi faccio i nomi principali: FaZe, Zoar, Obey, Red, Deir anche. Io sono nei Deir ad esempio. I Deir come nome è un grande nome. I Deir sono il secondo clan che è nato dopo i FaZe. Quindi diciamo che il nome importante ce l'hanno. Ovviamente non possono essere come quelli di 7 anni fa, perché sì, esistono da 7 anni i Deir. La cosa che io in realtà però volevo trattare dei clan di Call of Duty è cosa c'è intorno al player che entra nel clan di Call of Duty, nel senso che quanta invidia c'è da una parte e dall'altra. Chi è più invidiosa, la community italiana che Blur entra in un clan o la community inglese? Ora faccio l'esempio su di me, perché ci sto io, perché io sono entrato in un clan. Posso farlo su qualunque altra persona, posso anche trattare Retract quando stava nei Zoar o Tony quando stava nei Zoar. È solamente proprio per farvi un esempio. Diciamo che la community italiana è un pochino più sparlona di quella americana, pur essendoci più gente che secondo me
che sparla nella community americana, quelle voci vengono messe a tacere da tantissima altra gente che invece parla bene di te. Mentre qui in Italia, se siamo 100 persone, 80 su 100 ti sparlano dietro, mentre quelle 20 invece magari sono persone che ti apprezzano. Diciamo che quindi secondo me viene apprezzato molto di più dalla community americana lo sforzo di stare in un clan rispetto a quella italiana. E non è che lo dico ora perché voglio creare drama o altre cose, semplicemente perché per 6 anni io ho girato clan e di conseguenza so come la community italiana mi trattava e cosa diceva alle mie spalle. Che poi a me non me ne freghi totalmente un cazzo, è così, perché sti cazzi se quello mi dice sì, quello va per i 7,20, vaffanculo. Voglio dire, ora faccio l'esempio più stupido e non pensate che io me la stia sentendo perché sono la persona più umile del mondo. Ma se ora io sto nei dare con un certo tipo di standard che non sono gli standard di Modern Warfare 2, perché io comunque sì, vado per delle killcam più facili, anche perché io non ho tempo, io devo registrare video, non mi posso andare su CED e giocarci giorni interi su CED. Se sto nei dare c'è un motivo, che è quello che io mi sono girato 2 volte SOAR, sono stato negli Obey, sono stato negli Z della prima generazione di Viral, sono stato nei TGN di Virt, di Force e di DJ. Nella community americana a me mi conoscono come conoscono Space, come conoscono Jambi. Noi siamo a quei livelli oramai, siamo ritenuti delle persone oggi tanto importanti. Quindi di conseguenza il fatto che i leader dei dare siano anche i miei fanboy è giusto, e io questa cosa me la sono andata a creare piano piano col tempo. Piano piano in 5 anni sono riuscito ad impormi con un certo stile nella community americana, e questa cosa viene apprezzata appunto alla community americana molto di più rispetto a quella italiana. Quindi un punto a favore per la community americana. Poi comunque apro una piccola parentesi: non vi pensate che stare in clan così famosi sia bello perché conosci tutti, perché fai tutte queste belle cose. Se stai nei SOAR, se stai negli Obey, al massimo fai amicizia con 2-3 persone del clan che non sono italiane. Tutta la gente si fa i cazzi suoi, i cazzi propri, ha i propri gruppi di amici con cui giocare e bla bla bla. Dulcis in fondo abbiamo anche l'argomento di cui più volevo parlare, che è questo cliché della community italiana infame rispetto a quella invece inglese, che se danno la mano dagli scalini e salgono tutti insieme. Leggetemi il labiale di cosa penso della faccenda. Poi se qualcuno non riesce lo può mettere anche a rallenti, tranquilli. Non è così. Allora, io sono il primo sostenitore della gente che ha un gruppo di amici e rimane con quel gruppo di amici, o comunque non se li dimentica per strada le persone che ha conosciuto, ma sono anche consapevole che la gente può fare nuove amicizie. E vi posso assicurare dal cuore che ora come ora è molto più facile che una persona con 200.000 iscritti su YouTube Italia faccia amicizia con una persona che ce n'ha 150.000 iscritti o 300.000, che faccia amicizia con una persona random che magari è un suo fan, per poi cominciare a farci video insieme. Questo perché semplicemente a queste persone con tanti iscritti li accomuna appunto il fatto proprio di essere un po' più famosi su YouTube, e quindi magari si possono trovare agli eventi insieme, si conoscono, vengono invitati magari tutti e due ad andare a un evento proprio insieme per sponsorizzare un gioco. Quindi è molto più facile che si vengano a conoscere persone già famose che invece gente che non ha mai fatto un video su YouTube, o magari li fa, merita, però comunque nessuno gli dà una mano. Quindi è inutile dire quella cosa e ci si aiuta solamente tra più grandi, perché non è così. Mentre nella community americana è la stessa identica cosa, solamente che ci stanno molti più youtuber, perché c'è molta più gente in America, e di conseguenza sembra che tipo rispetto ai nostri 30 youtuber con 100.000 iscritti in su, loro ne hanno 300, e quindi uno pensa: ah, si danno tutti una mano. No, quindi sfatiamo questa cosa che la community inglese è più buona mentre quella italiana è più infame. Per carità del cielo, a me nessuno mi leva la convinzione che non persone come me, ma gente che ha dei numeri effettivamente molto grandi, potrebbe fare una rubrica mensile, quindi non ti dico mensile significa un video al mese, dove sponsorizzi 6-7 youtuber, non 10, non 20, che poi diventano anche troppi. Li sponsorizzi fatti bene, che gli dici proprio alla gente che ti segue: andateli a seguire, state attivi sul loro canale, perché comunque così dai una mano alla gente che effettivamente c'è, brava, ma non riesce a crescere. Quindi alla fine, con questa cosa del conteggio dei punti da una parte e dall'altra, potete vedere che la cosa è comunque molto equilibrata. Secondo me non c'è una community ovviamente migliore, semplicemente ci sono dei pro e dei contro in tutte le community. Io non ho nient'altro da aggiungere, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi piacciono i vlog, come li tratto, quello che dico. Se appunto vi piacciono, ricordate di lasciare da subito un mi piace. Ovviamente dal cellulare è più difficile che vengano presi, quindi accertatevi di lasciare un mi piace. Se arriviamo a 1700 mi piace, mercoledì esce il fuck you time con la ragazza, quindi mi raccomando di spolliciare, mi raccomando di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, con cui sono molto attivo, l'avete sempre visto qui sotto comunque l'Instagram. Fatemi sapere ovviamente la vostra con un fottuto commento, pezzo di merda, se non commentate vi inculo. E niente, ciao.
frullato tutto il tè per terra. Se fra te rappo per chi si è stancato, dell'artista che fa il distaccato, dello youtuber dal fiato sprecato, quello che si lamenta del suo pubblico quando è lui che l'ha creato, non voglio...